Ciao a tutti, io sono Andrea Zurlini. In questo video vi faccio un riassunto, un sommario del libro I quattro accordi di Don Miguel Ruiz. Stiamo parlando di alchimia, stiamo parlando di lavoro su di sé, stiamo parlando di trasformazione. Tutto ciò in cui noi crediamo è un accordo preso con noi stessi. Tutto ciò che crediamo nei confronti del mondo, della società, delle persone, soprattutto dentro di noi, è un accordo che abbiamo preso. Se crediamo che il mondo sia buono, cattivo, brutto, bello, facile, difficile, disastroso, se la vita sia impegnativa, in discesa, in salita, tutto dipende dall'accordo che noi abbiamo preso con noi stessi. Noi siamo pieni di accordi all'interno di noi che ci dicono chi siamo. E questo avviene sin dall'infanzia, quando noi veniamo educati dal sistema, dai genitori, dalla scuola, dagli insegnanti in generale. Noi prendiamo degli accordi con noi stessi in base alle nostre esperienze di vita più o meno piacevoli. Esistono quattro potenti accordi che possono modificare, trasformare in meglio la nostra vita e sono quelli di cui andiamo a parlare. Ne sono quattro e sono abbastanza facili da ricordare e molto molto difficili da mettere in pratica, appunto perché molto molto potenti. E sono: 1. Sii impeccabile con la parola. 2. Non prendere nulla in modo personale. 3. Non supporre nulla. 4. Fai sempre del tuo meglio. Che vuol dire sii impeccabile con la parola? Peccabile viene dal latino e vuol dire impeccabile, senza peccato. Ma qual è il vero peccato qui inteso? Non commettere un'azione che vada a tuo discapito, non farti un torto da solo. Quando è che noi ci facciamo un torto da soli? Tutte quelle volte che utilizziamo la capacità di parlare il linguaggio, la comunicazione, quando entriamo in relazione con altri esseri e umani e utilizziamo questa bacchetta magica, questo potente strumento che è la parola che ci può rendere liberi o schiavi, che è magia allo stato puro, la parola stessa è magia, che può rendere felice o triste un altro essere umano, che può guidare alla vittoria o alla totale distruzione una nazione intera, quando noi la utilizziamo contro di noi, nel senso che nella comunicazione con l'altro noi esprimiamo il peggio di noi stessi, cioè proiettiamo tutto ciò che non va all'interno in altre persone. Il punto è che smettere di peccare con se stessi parte dal fatto che io inizio ad amarmi. Se io inizio ad amarmi, scopro quali sono le mie qualità, i miei lati luce. In questa maniera e solo in questa maniera io posso iniziare a vedere quali sono le buone qualità e i lati luce delle altre persone che io incontro. Tutte quelle volte che noi attraverso il linguaggio puniamo un'altra persona per ciò che ci ha fatto o per ciò che ci sta trasmettendo con il suo atteggiamento, noi ci guadagniamo attraverso quell'azione di aggressività verbale il risentimento e la reazione dell'altra persona. Ed è in questo modo che noi stiamo peccando contro noi stessi, perché la qualità della nostra vita dipende dalla qualità della nostra comunicazione, perché l'idea che gli altri si fanno di noi dipende da ciò che noi facciamo, da ciò che noi diciamo e quindi da ciò che noi siamo. Abbellire la nostra vita è possibile attraverso il linguaggio. Tutte quelle volte che noi usiamo il linguaggio per ferire, stiamo ferendo noi stessi. Ma attenzione, invece tutte quelle volte che noi diciamo la verità e la diciamo nel modo giusto, per esempio, tu mi hai fatto sentire così e così con il tuo atteggiamento. Non critico il tuo atteggiamento, ti sto soltanto dicendo che grazie a quello che hai fatto io ora mi sento così e così. Quindi mi prendo la responsabilità di come sto
grazie a quello che mi hai detto, e ci lavorerò. Però ti volevo comunicare che mi è successo questo e questo. Smettere di dare la colpa a qualcuno, se noi ci sentiamo in un certo modo, dipende da quello che si è mosso dentro di noi, non dipende da quello che quell'altra persona ha detto. Ma dire la verità, far sapere, è un nostro bisogno, è un comunicare. Quindi essere impeccabili con la parola non vuol dire dire, fare solo complimenti alle persone o notare tutte le parti belle, vuol dire essere sinceri, vuol dire essere veri e prendersi la piena responsabilità di tutto ciò che ci accade noi stessi. Il secondo accordo è non prendere nulla in modo personale. È molto importante comprendere che ogni persona con cui entriamo in relazione e tutte le persone in generale non vedono mai quello che siamo davvero. Quello che siamo noi stessi, che siamo davvero, non vedono mai noi stessi realmente, vedono sempre l'idea che all'interno della loro mente, attraverso i cinque sensi, si sono costruiti. Quindi ogni persona avrà un diverso Andrea, che sono io, per tutte le persone che conosco, e ognuna di loro si sarà costruita un'idea in base alla sua esperienza di vita connessa a me, al nostro incontro. Ora, il punto fondamentale è che ogni persona che dirà a me qualcosa, nel bene e nel male, in questo caso, non andrà mai a toccare direttamente la mia essenza, perché la mia essenza è sempre e costantemente in me. E solo dentro di me, in ogni persona, c'è un'idea di me. E quando una persona parla di me, apparentemente parla di me, ma parla del suo costrutto, del suo costrutto mentale, nei miei confronti. Non parla mai di me, sta criticando oppure elogiando quell'Andrea che dentro di sé si è creata. Per questo non prendere nulla in modo personale. Ogni persona sta sognando, nel senso che sta creando questa sua vita dove essa stessa è l'attore principale e tutti gli altri sono attori secondari, se sta vivendo le sue gioie e le sue sofferenze in base a tutto quello che le sta accadendo. Ma tutte quelle volte che aggancia la nostra attenzione e invia veleno emozionale, vuol dire che proietta tutta la rabbia che prova dentro di sé, tutta l'invidia, la gelosia verso di noi, cioè cercando un capro espiatorio rispetto a quello che sta provando, non sta parlando di noi, sta parlando di tutto quello che sta succedendo di negativo, tra virgolette, dentro di sé. Per questo non prendere nulla in modo personale, sii integro, sii impeccabile con la parola, non farti agganciare. Non essere d'accordo con quella che con quello che sta dicendo l'altra persona perché non lo sta dicendo di te. Allora faccio un esempio: se uno mi dice ciao, credo che tu sia un grande buffone e credo che tu non valga niente, io ho due possibilità: essere d'accordo o in disaccordo con quello che sta dicendo. Se io mi ricordo che non devo prendere nulla in modo personale, so che quella persona sta parlando della sua buffonaggine. So che sta parlando di sé e quindi posso fare un sorriso, ma se io non mi ricordo questo, entro in contatto con l'altra persona, sono d'accordo rispetto a quello che lui dice riguardo me stesso, mi arrabbio, permetto che anche in me vengano fuori delle emozioni di rabbia e di risentimento e come moneta di scambio, anch'io invio il mio veleno emozionale, la mia proiezione su quella persona, pensando di parlare effettivamente di quella persona, ma in realtà non c'è comunicazione, c'è solo un farsi del male, c'è solo un prendere sul personale e essere peccatori con la parola. Il terzo accordo è non supporre nulla. Perché non supporre nulla? Perché noi, con la nostra mente, con la nostra capacità intellettiva, siamo sempre nell'atto di supporre la realtà. Questo non supporre nulla, questo terzo accordo, è molto connesso con la capacità di essere legati, di essere centrati, di vivere nel momento costante, presente,
Perché la supposizione, il meccanismo di supposizione ci proietta costantemente verso una realtà che non è qui, ma è soltanto immaginaria, è solamente una produzione mentale, frutto di circuiti bioelettrici. Quindi, se io guardo delle persone, entro in una stanza, mi trovo in una situazione e già inizio a pensare quello che gli altri stanno pensando di me e in base a questo mi intristisco. Faccio un esempio: entro dentro una stanza e dico, cacchio, qua tutti mi stanno guardando male. Sicuramente staranno notando come sto vestito poco bene, come sembro triste. Io sto supponendo che gli altri pensano queste cose e do per certo che le pensano. Mi prendo il diritto di sapere quello che gli altri pensano. Sono d'accordo con quello che io ho supposto e produco delle emozioni di tristezza rispetto a questa supposizione. Quindi pensare quello che gli altri pensano di te è la via della pazzia. Uno, per quello che abbiamo detto. Due, perché anche fosse che io riesco a capire cosa una persona ha pensato di me, nel momento in cui lo capisco, quella persona già sta pensando qualcos'altro. Quindi è la via della follia totale, la supposizione. Una moglie che aspetta il proprio marito che torna tardi da lavoro e già sta supponendo che quel marito è andato a destra e a sinistra, è andato con una donna, gli ha detto una bugia. Quando torna, lui magari ha avuto semplicemente un contrattempo nella statale, lei ha già prodotto tutte le emozioni di gelosia, invidia, rabbia che avrà bisogno di proiettare, di scaricare fuori di sé e inviare questo veleno emozionale verso quell'altra persona perché non riesce a gestirle, non riesce a elaborarle perché frutto di una produzione mentale. Essendo impeccabili con la parola, ricordandosi di non peccare contro se stessi e quindi di guardare sempre alle nostre qualità e tutto quello che si muove dentro di noi, senza scaricare niente addosso a nessuno, ricordandoci che ognuno non ci vede mai per quello che siamo, ma vede sempre la sua idea di noi stessi e quindi non prendiamo sul personale quello che ci viene detto e non supponendo nulla, ma restiamo nel presente, dicendo a noi stessi, ricordandoci, io non posso sapere quello che sta facendo questa persona ora che non c'è. Io non posso sapere quello che stanno pensando quel gruppo di persone lì. Io non posso sapere quello che mi succederà. Io la smetto di supporre la vita, io inizio a viverla la vita. Ecco che noi abbiamo messo in pratica perfettamente i primi tre accordi e abbiamo il quarto e ultimo accordo che ci dice fai sempre del tuo meglio, nel senso che queste regole, questi principi, questi accordi sono molto potenti, sono difficili da mettere in pratica. Tu inizia, provaci, fai del tuo meglio, non importa, sbaglierai. Cadrai, ma la frase da ripetere a se stessi è oggi ho fatto del mio meglio, domani farò di più, ci proverò, riprenderò da dove ho iniziato e aggiungerò qualcosa in più, ma non mi sto a dare contro perché oggi non ho messo completamente in pratica i quattro accordi. Questo era il mio meglio. Per tutto quello che ho vissuto oggi, per il lavoro, la famiglia, le situazioni, la relazione, la vita, oggi li potevo mettere in pratica in questo modo, per questo tempo, stop. Domani è un altro giorno, lo farò. Di più, di meno, non lo so, farò comunque sia il mio meglio. E questo è l'atteggiamento che va usato per quanto riguarda i quattro accordi, ma anche in generale per molte altre situazioni della vita. Io spero di essere stato chiaro e sono felice di condividere con voi questa esperienza che è stata la lettura dei quattro accordi, che spero sia appunto un approfondimento per molti e una scoperta per altri. Scrivetemi e commentate pure quello che ne pensate e la vostra esperienza. Vi ringrazio, a presto.